Teniamo monitorata la situazione, consapevoli che potrebbero esserci anche degli altri episodi. Massima attenzione ed intensificazione dei controlli a Borgo Capriolo dopo la sparatoria che ha riacceso i riflettori su questa zona della città di Treviso. Vertice in prefettura per definire le strategie ed impedire che si verifichino altri episodi di violenza. Ovviamente il fatto di sangue che si è verificato recentemente ha acuito alcune tensioni o rischia di acuire alcune tensioni. E quindi anche su questo punto ci saranno ulteriori intensificazioni dei controlli da parte delle forze dell'ordine, ma anche da parte del comune, una serie di attività di tipo amministrativo, anche per capire la regolarità delle presenze nei vari appartamenti che sono comunque le abitazioni che sono anche di proprietà dell'ATER. Se nell'immediato dunque polizia e carabinieri sorveglieranno la zona, la polizia locale avvierà puntuali verifiche sugli alloggi e chi vi abita. Chi non ne ha diritto e non è assegnatario, ovviamente in quell'alloggio non può stare. L'obiettivo è quello di tutelare le persone per bene che occupano regolarmente gli alloggi del comune e dell'ATER e tutelare appunto questa fascia di cittadinanza e far capire che Treviso non è una città nella quale si può far quello che si vuole, da regolamenti di conti a sparatorie a altri tipi di reati. Ma al centro dell'incontro in prefettura anche i timori legati all'avvicinarsi del fine settimana e di rischio assembramenti in centro città. Certi atteggiamenti non saranno tollerati, dice la prefetta, annunciando anche alla luce della nuova ordinanza regionale il giro di vite. Specialmente per quanto riguarda i plateatici, che si sono dimostrati una criticità evidente perché troppe persone ovviamente si fermano vicini senza avere la maschera. L'ordinanza regionale sull'obbligo di consumare al bar solo seduti dalle 15 con la mascherina abbassata solo per bere dovrebbe risolvere le criticità riscontrate lo scorso weekend, ma il comune è pronto, qualora fosse necessario, a chiudere il centro. Siamo pronti sia con la polizia locale che con la protezione civile a intervenire qualora dovessero saltare gli schemi di sicurezza.